entrare sul rettilineo. Eccoli! Lanciata la volata della 56esima edizione della Coppa d'Oro. Guardate chi c'è davanti! Guardate chi c'è davanti! Brandon Fedrizzi! Brandon Fedrizzi vince su Guido Piero, il vincitore della Coppa d'Indy. Vince Brandon Fedrizzi, 19esima vittoria stagionale per il campione italiano, seconda posizione. Bravo il veronese Guido Piero della Bruno Gaiga, vincitore la settimana scorsa della Coppa d'Indy. E dopo il campionato italiano è arrivata anche questa Coppa d'Oro, l'hai vinta in una maniera formidabile perché c'erano due atleti in fuga e poi sei rientrato. Raccontami com'è stata, soprattutto con grande attenzione nelle ultime fasi di gara. Ma prima dell'ultima salita è stata un po' difficile tenere le posizioni perché tutti volevano arrivare. C'era la fuga, nell'ultima salita Viero ha attaccato, io sono rimasto a ruota. In discesa ho fatto il mio nella parte finale, siamo riusciti a rientrare io, Viero e altri, e poi ho fatto la mia volata migliore di quest'anno. È stata davvero una grandissima volata e una grande corsa. Come erano state invece le prime fasi di gara, i primi giri del circuito? Beh, le prime fasi erano abbastanza tranquille, sì, c'erano delle fughe, ma era ancora lunga la gara finché non si arrivava ai tre giri. Poi ai tre giri si è scatenato tutto e sono riuscito a vincere quest'oggi e sono molto contento. Immagino che vorrai ringraziare qualcuno per questa vittoria. Ma ringrazio la mia squadra che nell'inizio mi ha dato una mano e nel pezzo finale sono molto contento, e ringrazio tutta la mia famiglia e la mia ragazza. L'ultimissima domanda: che cosa sogni per il tuo futuro, magari del finale della stagione e magari anche per l'anno prossimo? Ma intanto speriamo di fare una bella stagione l'anno prossimo e non mi aspetto risultati, però mi aspetto di andare forte e speriamo, dai.